Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti ad un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. Questo episodio, dal colore di retro computing, parleremo del tema Amiga. Per una collezione di retro computing è meglio avere un Amiga 1000 oppure un Amiga 500? L'Amiga 1000 fu introdotto nel 1985, aveva un Motorola 68.007 MHz, 256K di RAM, ma poteva essere espanso subito immediatamente con una espansione interna da 256K frontalmente, e poi successivamente poteva essere espanso con altri 8 MB. Ha un alimentatore interno, un disk drive da 3,5 a bassa densità, una tastiera e mouse esterni. E queste cose penso che ormai le sappiano anche Sassi. L'Amiga 1000 è sicuramente il computer iconico degli anni 80. Rivoluzionò il mercato dell'informatica con i suoi coprocessori audio e grafici, definendo il concetto di computer multimediale, così per come noi oggi tutti lo intendiamo. È sicuramente un bel oggetto da collezionare per retro computing. In caso di guasto alla tastiera può essere rimpiazzata agevolmente essendo questa esterna, così come il mouse ovviamente. Ma l'elemento più fragile della macchina è sicuramente l'alimentatore del computer che è interno e rende la macchina a mio avviso molto fragile, dato che fu introdotta dal 1985. Oggi siamo nel 2020, un alimentatore di 35 anni fa è sicuramente un elemento molto negativo e fragile da considerare in un eventuale acquisto, a meno che non si abbia la capacità di poterlo sostituire oppure di ripararlo. L'Amiga 500 è il clone più economico dell'Amiga 1000, fu introdotto nel 1987, 2 anni dopo, aveva sempre il 68.007 MHz, i tradizionali chipset audio e grafici della Commodore, disk drive interno a bassa densità, mouse, il case incorporava anche la tastiera, aveva 512K di RAM, il doppio dell'Amiga 1000 di serie. Poteva essere espanso l'Amiga 500 con altri 512K oppure con una scheda da 1 mega. Poi furono prodotte molte altre schede di espansione di terze parti per l'Amiga 500. L'alimentatore dell'Amiga 500 è hardware esterno. Questo fatto rende la macchina, a mio avviso, più duratura ed affidabile nel trascorrere del tempo. È quindi un computer assai più interessante per un appassionato di retro computing, dato che un alimentatore guasto, che è esterno, può essere facilmente sostituito o anche riparato, rispetto a trovarsi a avere delle grane con un alimentatore interno. Essendo l'Amiga 500 di fatto identico come prestazione ad un Amiga 1000, può far girare perfettamente tutti i programmi e i giochi dell'Amiga 1000 e quindi, a mio avviso, secondo me, con un'ottica di retro computing, nonostante l'Amiga 1000 indubbiamente sia un computer iconico, anche da un design molto bello, è l'Amiga 500 che invece nel tempo ha caratteristiche hardware che lo rendono più opportuno a durare con, diciamo, solidità all'interno di una potenziale collezione di retro computing, essendo appunto più affidabile e facilmente riparabile senza trovarci a dover aprire il case o trovarci praticamente a gestire grane piuttosto serie relative all'alimentatore. In questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.